Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi volevo ragazzi portarvi la mia ondata AA che sono riuscito a passare fino alla 5 con Anubis. Infatti molto pigramente ragazzi non mi ero più dedicato a passare l'ondata AA, più che altro perché non mi andava di fare la formazione. Poi ho fatto una formazione prima di trovare Anubis, però mi sfondavano sempre il muro laterale, non riuscivo tanto a capire il perché. Adesso ho fatto il muretto a slalom ragazzi, quindi direi di andare subito a vederlo. Praticamente partono e vedete in basso ho messo le mura che sono praticamente che fanno fare lo slalom agli eroi nemici. Qui possiamo guardare, ho messo anche il riquadrino a sinistra per poter vedere il danno degli eroi che intanto stavano arrivando oltre al combattimento. Queste mura ragazzi che vi consiglio di mettere in questo modo, semplicemente togliendo da sopra 5 mura da una parte e 5 mura dall'altra, si possono aggiungere quei quadratini rispetto a quella della formazione standard che fidatevi risolve non poco. Adesso conviene che tolgo la webcam, altrimenti non mi vedete, non vedete bene tutto quanto. Allora, vediamo un po'. Praticamente, ecco, iniziano a fare zigzag e fanno guadagnare effettivamente il tempo necessario, perché come vedete arrivano proprio alla fine dello zigzag. Quindi se non ci fosse stato, sarebbero comunque riusciti ad entrare. Allora, vediamo un po' qui intanto. Vabbè, lo stun ho alzato leggermente, adesso le torri hanno lo stun a 5, quindi una buona probabilità di stun. Dovrei portare su anche quelle verdi, vabbè. Ho avuto sempre da portare su le skill degli eroi. Quindi siamo alla AA3. Si avvicinano tutti quanti. Zoom ovviamente sul villaggio. Vlad ragazzi, che non vi anticipo, qui non aveva ancora il talento, e quindi a resurrezione 5 Vlad, mentre usato nella parte più a destra, in basso diciamo qui, Anubis e Teschio, nella posizione centrale Zucca e mi pare Cupido, no Golem, mentre nella parte più esterna, nei due più esterni, Cupido e Vlad, perché ovviamente i due più esterni devono essere volanti, altrimenti scavalcano il muro. Quindi gli ultimi due devono essere assolutamente volanti, perché se come in questo caso vedete c'è un ingaggio sul muro, non possiamo rischiare che l'eroe per pochissimo non riesca ad attaccare. Vediamo intanto che mentre tutti gli eroi sono alle prese con gli eroi interni, lo zigzag ci fa guadagnare qualcosa, vedete, ci fa guadagnare quel qualcosa che ci permette di non farci distruggere proprio immediatamente tutte le torri. E guardate addirittura con il Minotauro gigante qui quanto svolta lo zigzag in mezzo ai paletti, perché è arrivato alla fine e non è riuscito a entrare per niente. Direi che sono riuscito a farlo praticamente più per le mura che per altro, anche se devo dire Anubis ragazzi, una svolta non da poco. Allora, ecco qui siamo all'ultima praticamente, buono perché sono spawnate una wave molto vicina che quindi ha fatto accendere tutto con il demone, mentre la wave più lontana che è stata anche sniperata, quindi come vedete non arriva che un rimasuglio. E ho anche un ottimo ingaggio su Teschio, oppure su... sì, sicuramente su Teschio, su Anubis. Oppure magari anche... no, è girato verso di là, quindi forse è... non so se Teschio è di lato, quindi su Anubis probabilmente ha ingaggiato, non sono sicuro, che ci permette tranquillamente di far skillare tutti quanti, anche se vedete ha spazzato via... Ok, ci siamo quasi, manca davvero poco, e finisce così l'ultima ondata AA5. Quindi volevo ragazzi ovviamente portarvi questa ondata, anche perché era davvero tanto tempo che non ci provavo e non potevo registrare in un video. Ovviamente vi farò vedere anche le successive, come detto in live se qualcuno di voi non lo sapesse. Il dungeon che stavo provando in live, alla fine è riuscito a passarlo ogni la mattina mentre mi facevo la missione. Ci ho provato una volta e ci è riuscito al primo colpo, quindi ottima sculata, buon per me che non dovevo più starci a combattere. Quindi se questo mini video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.